Ah. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Alla fine il caldo è arrivato, sto schiattando, sono completamente fradicio, ho la maglia zuppa, non vi dico la schiena, fa caldissimo. Ah. Mi riposo un attimo dopo questa sfacchinata, non è stato un trekking, è stata una sauna. Ho fatto una fatica micidiale, sia perché non sono ancora abituato a questo caldo che è arrivato all'improvviso, ma è praticamente estate, e poi perché rispetto al solito, come vedete, ho uno zaino immenso, ho un po' di attrezzatura oggi, perché sono venuto apposta per rilassarmi. Voi siete abituati allo zainetto dell'escursionista sprovveduto che non è preparato, pronto per la nottata nel bosco, e invece oggi ho portato addirittura un'amaca per passare la notte bello, a riposarmi, rilassato. Avrò anche un po' da mangiare, quindi cucineremo insieme e me la voglio godere. Già quando vengo, comunque, anche in quelle situazioni io me la godo proprio alla grande. Però oggi deve essere un riposo totale. È da mesi e mesi che mi alleno senza sosta e soprattutto nell'ultimo mese, ovviamente in arrampicata, ho alzato parecchio il tiro. Sto sempre in palestra e poi il weekend si esce a provare e lavorare le vie per cui ti sei allenato. Quindi ho il corpo devastato, le dita, gli avambracci, qualsiasi muscolo devastato. Ovviamente è ciò che voglio, mi diverto, mi piace farlo, però arrivato a un certo punto c'è sempre bisogno di, è proprio parte dell'allenamento, di un momento di pausa, di stop, di riposo. E quindi oggi è il mio giorno di riposo, di relax, e me lo voglio godere insieme a voi. Non vedevo l'ora di venire qui e di, a parte fare un nuovo video, di farmi un'uscita, di godermi un po' di natura, un po' di silenzio nel bosco senza fare quasi niente. Mi rilasserò quasi al 100%, comunque ora andrò a fare legna e suderò di nuovo come un animale, sono ancora completamente bagnato, però ecco, ci sta questa uscita, non vedevo l'ora di farla. Tra l'altro, in questo mese in cui ho alzato il tiro, non ho alzato il tiro soltanto con gli allenamenti, ma ho iniziato anche una dieta sportiva. Ho perso tipo 5-6 kg, non so se si vede, e quindi sto mangiando in un certo modo. Mangio lo stesso, però sto mangiando in un modo completamente diverso rispetto a prima. Quindi anche lì c'è stata un lavoro, una fatica mentale per stare dietro alla dieta. Anche stasera la seguirò, però non vi deluderò, non vi preoccupate, farò comunque qualcosa di squisito e delizioso sul fuoco, state tranquilli. Wilderness Calling non è morto, non è sparito. E quindi niente, ora vi faccio vedere un po' come sistemo il campo, andiamo a fare un po' di legna e poi prepariamo da mangiare. Dato che il 95-96% di chi mi segue è di sesso maschile, non mi creo problemi e vi faccio vedere un po' come sto messo. Che ne dite? Si vede? Ovviamente non lo faccio per una questione estetica, altrimenti mi vergognerei di questo bel pelame, però come vi ho già detto in altri video, vi dovete portare attrezzatura dietro, pesa anche la vostra ciccia, il vostro corpo, quindi se avete muscoli in eccesso, grasso in eccesso, lo dovete tirare tutto quanto sulle dita. Io avevo del grasso in eccesso, che vabbè c'è ancora, considerate che sì, sono magro, ma comunque ho del grasso superiore a livello da atleta e io cerco di allenarmi e di performare come un atleta, quindi insomma la sto prendendo molto seriamente, insomma sto cercando di dimagrire, non so se si vede, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E anche per questo fa caldo comunque. Comunque, dieta a parte che magari riprendo dopo, andiamo a sistemare l'amaca per stanotte. Ovviamente non andrò a seguire le istruzioni che lasciano dietro appunto all'amaca, perché secondo quelli di Decathlon uno dovrebbe mettere con le corde che ti danno in dotazione l'amaca a doppio e fare una bocca di lupo. Il problema è che praticamente non basta la corda, forse usano tipo degli stuzzicadenti, dei pali di 5 cm di diametro, non lo so, quindi insomma andrò a posizionare le corde in questo modo. Ho scelto questi due alberi, uno e due, e niente, dovrei stare tranquillo per la notte.
Vediamo se tiene. Ah, ok, credo che anche questa sia sistemata. Ah, sì. Perfetto. Ora devo andare a fare legno. Però mi rilasso un attimo. Oh. Andiamo a fare un po' di legno. Qui, come vedete, intorno a me ho un sacco di alberi caduti, di legna secca, quindi ho il mio seghetto. Mettiamoci a lavorare di nuovo e a sudare di nuovo. Ragazzi, sto cercando un po' di fatwood per ovviamente accendere il fuoco. Vediamo se lo trovo qua dentro. Sembra essere promettente questo rametto. E infatti l'abbiamo trovato. Ok. Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere. Guardate che meraviglia. Eccolo qui, vedete, si vede proprio la parte piena di resina arancione e quindi sarà perfetto per accendere il nostro fuoco con l'acciarino. E il profumo ovviamente è qualcosa di eccezionale. Bene ragazzi, sto preparando un po' di fatwood in modo tale da avere qualcosa di pronto da mettere subito sulla fiamma quando andrò ad accendere il pezzetto di fatwood. Ne faccio veramente pochi, tanto è tutto secco, quindi insomma non è difficile riuscire ad accendere il fuoco. Però è comunque una cosa che mi diverte fare, quindi la faccio sempre con estremo piacere. Basta giusto qualche ricciolo in modo tale da aumentare, come al solito, la superficie del legno. E poi una volta che si accende quello, si accende facilmente tutto il resto. E quindi prende, diciamo, tutto il bastoncino e si stabilizza il fuoco. Infatti vedete, non li sto facendo precisi, potrei fare i soliti ricciolini perfetti, ma non mi interessa. Sono giusto, ecco, tre pezzettini veloci, faranno una bella fiammata e poi qualsiasi cosa ci metto sopra, dato che appunto è tutto secco, si accenderà senza problemi. Ora facciamo qualche truciolino con appunto il nostro fantastico fatwood. Lo scopro ancora di più, così lo vedete meglio. Guardate, è bello pieno questo pezzo di legno, quindi sarà perfetto per essere raccolto e per accendere il nostro fuoco. Userò questo pezzo di corteccia, così non devo spostare niente, poi questo brucia e incominciamo.
quando c'è la prima fiamma è sempre un momento magico, mi piace troppo. E ok, quindi come vi dicevo, subito metto questi trucciolini, questi fatwood, per attivare la fiamma, e poi posso metterci già quello che mi pare, insomma, stando attento ovviamente a non soffocare la fiamma che ho appena acceso. Mamma mia che atmosfera, c'è ancora tanta luce, almeno per altri 25-30 minuti, però ho già il fuoco acceso che illumina con la sua luce calda tutto intorno, e appunto oggi sto comodo, ho lo sgabellino, ho l'amaca, quindi posso già iniziare a dedicarmi alla cena che sta qua dentro. Come vi dicevo, mi controllerò un attimo, non farò le mie solite porcherie alla Bush Talk, però insomma voglio comunque preparare qualcosa di buono, quindi mettiamoci all'opera. Ho portato della carne macinata e un intruglio che ho fatto io di spezie varie, e voglio fare un bel hamburgerazzo che secondo me verrà molto bene. Ho tra l'altro acceso già il fuoco proprio perché ho portato la padella di ghisa, madonna le zanzare. E quindi verrà una delizia, secondo me. Spero, insomma. Se non si spappa tutto una volta fatto mentre cuoce. Quindi, niente, sta già facendo la brace, insomma, che mi servirà per cucinare. Prepariamo l'hamburger. Ecco qui, ragazzi. Finalmente abbiamo il nostro hamburger polpettone, chiamatelo come vi pare, pronto, bello aromatizzato, e carne di vitello, sono tipo 220-230 grammi di carne, quindi la cosa fantastica è che la cuocerò soltanto fuori e dentro cercherò di lasciarla al sangue. Bella la carne cruda, ancora succosa, calda. E ovviamente la parte esterna sarà buona, brustolita, cotta. Verrà una cosa fenomenale, secondo me. Sempre se non si rompe. Sto pensando soltanto a quello, è un incubo. Quindi niente, andiamo a riscaldare la padella e buttiamocelo dentro. Padellone in ghisa. Prendo un po' di brace e la sposto sotto. Basta anche questa, perché tanto questa cosa si riscalda in un niente, è mostruosa. Anzi, bisogna stare attenti perché ci si brucia facilmente. E ovviamente non può mancare un bel pezzettone di burro con cui friggere il nostro hamburger, quindi lo lasciamo sciogliere e poi sapete già cosa succederà. Ragazzi, secondo me ci siamo, già soltanto il manico ormai non riesco più a prenderlo, è bollente, quindi prendiamo il nostro hamburger e gettiamolo in padella. Oddio! Ho scordato qualcosa per girare il cibo, quindi mi faccio una mini spatola al momento e giriamolo.
come vi dicevo, avevo paura, il terrore che si rompesse. Però ragazzi, si è fatta la bella crosta intorno, quindi tra poco lo levo già. Beh, io direi che è pronto per l'assaggio, quindi così come lo voglio, insomma, bello crudo dentro e con la crosta fantastica sopra. Perfetto, leviamolo dal fuoco. Eccoci qui ragazzi, pensate quanto è bollente ancora la padella. Mancano sti due pezzettini che si sono staccati prima. Purtroppo, come vi dicevo, si è rotto. Però ragazzi, andiamo a vedere dentro. E secondo me è venuto perfetto, esattamente come lo volevo. Crudo ma caldo ovviamente dentro, è croccante fuori, guardate che crosta che si è fatta, oh mio Dio, è fantastica. Ragazzi, è una cosa micidiale. Assaggiamo. Sto impazzendo. Mamma mia, è venuto perfetto. La carne dentro ovviamente è calda, non è fredda come si potrebbe pensare. Si sentono le spezie, si sente la cipolla e tra l'altro si vede un po' dentro l'impasto della carne, è rimasta bella succosa. Mamma mia, guardate ragazzi, scotta ancora, quindi mi sto bruciando le dita. Però guardate di nuovo che bella crosta che si è fatta, e dentro come è succoso con la carne cruda. Sto impazzendo. So che potrebbe sembrare un insulto, però è l'unico pane che al momento posso mangiare. Ho eliminato quello di grano di frumento. Ho un po' di pane di segale e quindi voglio mangiarlo un po' con il pane. È buonissimo ragazzi, è venuto veramente una delizia. Sentite la parte esterna croccante, buonissimo. Tra l'altro è rimasto tutto il brodo della carne, tutto il grasso. E anche questo, mamma mia. Provate ad ascoltare. Non so se l'avete sentito, però volevo farvi capire un po' la croccantezza delle parti esterne.
tartar di vitello. Ecco a cosa mi riferivo con mangio, ma leggermente diverso. Ovviamente avrei preferito, piuttosto che questo pane di segale, un bel paninazzo di Altamura, croccante, con la mollica succosa che si impregna. Però ragazzi, per un qualcosa che amate fate anche dei sacrifici, e voglio insomma dare il massimo nell'arrampicata, quindi serve anche insomma seguire una certa dieta, non soltanto per, come vi dicevo, essere più leggero. Ultimo boccone, poi piango perché è finito. Serve per tante cose. Da quando ho incominciato riesco ad allenarmi 3 giorni di fila e recupero in una con una velocità fantasmagorica. Sono molto più forte, perché il corpo è molto più performante, a prescindere. Poi il rapporto peso-potenza è cambiato, una serie di cose che magari non vi dirò in questo video, però è importante insomma seguire anche una dieta. Come vedete però non mi faccio mancare i momenti di follia in cucina, anzi mi sto divertendo tantissimo nel provare cose nuove, eccetera. Comunque sono molto contento, appunto perché sto vedendo i risultati. Ho perso tipo 5-6 kg già in un mese e una settimana, quindi molto molto contento, e questa cena me lo conferma, insomma sono soddisfattissimo alla grande. Mamma mia, ho unto da fare schifo il coltello, non soltanto la lama, tutto il manico è unto marcio. Vabbè, come al solito in lontananza sento spari. La notte non lo so quanti cacciatori ci sono in giro. Prima o poi mi arriverà un colpo. No dai, penso che di essere abbastanza visibile. Però con sta barba magari mi scambiano per un cinghiale. Vi stavo dicendo che la cena non è ancora finita. Devo mangiare ancora un avocado. Quindi puliamolo. È maturissimo, quindi ho paura che sia praticamente crema, sperando ovviamente che non sia marcio dentro. E invece no ragazzi, è proprio crema, 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 crema. Guardate. Ora rimedio il cucchiaio e vi faccio vedere. Guardate. Proprio crema. Mamma mia. Sarà delizioso ovviamente, vabbè, assaggiamo, non riesco a resistere. Buono ragazzi, buonissimo. Io prima mangiavo l'avocado soltanto nel riso, nel sushi, e così non mi piaceva. Zero proprio. Invece con questa dieta ho imparato ad apprezzarlo, e non ce l'ho sempre, quindi non vedo l'ora che arrivi la cena in cui nell'insalata ad esempio posso mettere l'avocado, perché mi piace un sacco. Tra l'altro fa benissimo, però lo sapevo anche prima della dieta, ma non lo volevo mangiare. E ora invece posso gustarmelo nel bosco. Sentite gli uccellini dopo
quell'hamburger delizioso. Vi dicevo, cenetta comunque top, nonostante io stia facendo una dieta. Fantastico. E ancora una volta abbiamo il coltello lurido, quindi utilizzo un altro fazzoletto, che tanto dovrò scrostare la padella in ghisa. Guarda, lurido. Ho messo a sgrassare la padella di ghisa. Di solito non si lavano, a meno che non siano in certe condizioni, e questa non va lavata, insomma. Quindi per togliere tutto quel grasso ci metto un po' d'acqua a padella bollente e faccio bollire tutta quell'acqua, il grasso se ne viene da solo. Poi svuoto l'acqua e pulisco con un panno. Niente di più. Neanche l'avocado era l'ultima cosa della cena. Non ho ancora finito. Mi toccano ancora un paio di nespole. Devo mangiare un po' di frutta, non contando appunto l'avocado. E ora arriva il periodo della frutta squisita, della mia frutta preferita. Quindi insomma, le nespole io le amo, le farfalle un po' di meno, non mi piace troppo il sapore. E andiamo. Ovviamente ho tutto un mio metodo per mangiarle. Per levare i semi. Però ragazzi, mi sto proprio godendo la serata. Mi sta piacendo proprio tantissimo. Ho fatto alzare un po' la fiamma. Mi sono proprio rilassato. Sentite che silenzio nella natura. Cioè l'uccellino, i cani delle campagne, li sento, ma sono suoni della natura. Il rametto che scricchiola, l'alberello che cade in lontananza. Sì, li sento, ma questa è la natura. Respiro, bello, mi sto rigenerando, proprio rigenerando. Comunque, come vi dicevo, manca una cosina, quindi andiamo a recuperarla. Allora, dentro la borsa frigo c'è il mio lunchbox, non so come la chiamate, schiscetta, contenitore, insomma, per il cibo. E nel vano segreto ho nascosto un po' di cioccolato fondente, però questo qui, ragazzi, è particolare, nel senso che non è l'80, 85, il 90, 95, 99, è il 100%, quindi va gustato in un certo modo. Io così l'ho imparato, me l'ho messo in bocca e lo faccio sciogliere, lo assaporo, e così ho completato la serata. Posso andare a dormire. Me lo gusto davanti al fuoco. Allora ragazzi, sono totalmente stravaccato sull'amaca, circondato da insettoni volanti che mi arrivano in bocca praticamente. Il fuoco ormai si è spento, se non lo vedete lì giù vicino alla luce vuol dire che si è spento totalmente, anche le braccia ormai. E niente, io sto seduto al momento, dondolo un po', ma mi sto proprio rilassando e addormentando, quindi mi sa che è arrivato il momento di mettermi a nanna. Mi sono messo soltanto il felpone per la notte, quello che mi ha regalato la Lederman,
E penso che utilizzerò soltanto questo. Sono anche in pantaloncini, ma il mio cervello proprio si rifiuta di pensare di tirare fuori il sacco a pelo, sia perché appunto sono troppo rilassato e non mi va, e sia perché dice: "Ma tu sei matto, dopo tutto il sudore che hai buttato oggi pomeriggio, con il caldo che faceva, mo ti devi ficcare dentro quel coso a morire di caldo di no, tu sei matto." Vabbè, purtroppo ha detto questo il capo, quindi per ora resto con la felpa. E va bene, ragazzi. Allora io direi buonanotte. Ci vediamo domani mattina con la colazione. Vabbè, non sarà così deliziosa e squisita come la cena, però insomma, si mangia anche domani mattina. È strano nei miei video perché di solito muoio di fame. E non c'è niente, forse se va bene un quarto di bottiglia d'acqua. Invece oggi di lusso proprio, altro che dieta, eh. Vabbè, insomma, buonanotte, a domani. Buongiorno. Alla fine ha vinto il freddo sulla mia pigrizia, perché come vedete qui sotto c'è il sacco a pelo, l'ho dovuto tirare fuori. A un certo punto avevo un po' di freddo alle gambe e quindi per non dormire male, perché comunque ti svegli, ti rigiri, non riesci a dormire bene e io volevo comunque riposarmi, alla fine mi sono dovuto alzare per prendere il sacco a pelo. Però poi alla fine mi sono riposato tanto, parecchio, infatti mi sono alzato anche tardi, sono le 9:30. E niente, è arrivato il momento della colazione. Questa volta non è niente di speciale rispetto a ieri sera, ho molta meno roba. Ho queste ciliegie, due albicocche e tre noci. E in più nel vano segreto è rimasto un po' di cioccolato fondente, quindi questa è la mia colazione, anzi già inizio così. Buono. Ora rompo le noci e poi incomincio con tutto il resto. Beh ragazzi, mi godo questa semplice colazione. In teoria avrei anche il caffè. Ho la mia macchinetta, quindi posso riscaldare l'acqua e farmi l'espresso. Però non mi va, mi è rimasta poca acqua. Quindi preferisco mangiare un po' di frutta e poi bere l'acqua che mi avanza. Tanto questa colazione basta e avanza. Sono ancora soddisfatto per la serata di ieri sera. Ovviamente, serata di ieri sera, vabbè. Avete capito? Per ieri sera, per la cena, ho mangiato una cosa buona, nonostante io stia seguendo questa dieta. E ora non posso mangiare tipo biscotti, latte, ho eliminato
completamente al momento tutti i derivati del latte, il latte, perché non sto mangiando la caseina, non il lattosio, la caseina, ma è una cosa temporanea, perché ero gonfio, eccetera. E quindi tra biscotti non posso mangiare le solite cose della colazione italiana. Sto facendo una dieta un po' più salata. Oppure ad esempio, come oggi, frutta, semi, noci, un po' di cioccolato fondente, in teoria il caffè appunto, però. Vabbè, penso di avervi scocciato abbastanza con tutti i miei aggiornamenti su questa dieta. Magari non vi interessavano neanche, però mi andava di fare una chiacchierata. Praticamente mi avete tenuto, nonostante io stessi solo, mi avete tenuto compagnia, quindi sono molto contento anche di questo. E niente, finisco di mangiare la mia colazione, poi inizio a smontare. Spero come al solito che il video vi sia piaciuto, sia stato utile ma soprattutto di intrattenimento. Fatemi sapere cosa ne pensate della cena, della dieta, di tutto quello di cui abbiamo parlato alla fine. Mi raccomando, venitemi a seguire anche su TikTok ed Instagram. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao! Fantastiche, squisite, dolcissime.